campionato indecifrabile, quello della seconda categoria nel girone C. Indecifrabile perché ci sono diverse partite che sono state sospese, quali per l'impraticabilità del campo, quali anche per situazioni particolari come quella del sabato tra il Pianopoli e il comprensorio Corace, che è stata sospesa sul 3-1 per il Pianopoli, pare, almeno questo è quello che si è detto in queste, nelle notizie, che c'è stato un infortunio dell'arbitro alla 45esima del primo tempo e quindi bisognerà vedere quali sono le determinazioni appunto del giudice sportivo proprio per la ripresa e la continuazione appunto di questa partita, che comincerà ovviamente solo per il secondo tempo. Intanto ne approfitto un po' di tutto: l'Amatorio Lega Stella, che battendo per 1-0 la Maroni si porta in testa alla classifica. Ha tutte le partite disputate questa squadra, mentre le altre, sia il comprensorio Corace, come dicevamo, che ne mancano due, che il Pianopoli stesso, che è in attesa delle decisioni, appunto sono con partite da recuperare. E balza in avanti anche il Casabona per lo Sport, che gioca a tennis in pratica in questo caso nella partita contro la Polisportiva Palermitte. Dopo lo 0-0 del primo tempo ne fa ben 6 nel secondo tempo e quindi si porta a 10 punti, come Sersalese e Petronà, quindi a dimostrazione del fatto che questo è un campionato molto vincente dal punto di vista della prima posizione in classifica, perché ben tutte le squadre sono nello spazio di pochissimi punti, dai 12 dell'Amatorio Le Castella ai 6 del San Nicola Carfizzi, ultimo invece è staccato, ormai sta diventando la Polisportiva Palermitte, che è arrivata alla quarta sconfitta consecutiva. Dobbiamo dire del 5-1 del Petronacchio sul San Nicola Carfizzi e il 2-2 tra la Sersalese e l'Academy Strongoli. Nell'anticipo di sabato abbiamo già detto della partita tra Pianopoli e comprensorio Corace sospesa.